Buonasera del gruppo degli artisti irpini, ci troviamo a Monte Milento in occasione della manifestazione all'ombra del castello della Leonessa. Questo che vedete è un cartello molto eloquente, la porta della terra. Ebbene sì, questa porta fu donata dai montemilentesi e come vedete è una struttura ancora integra che richiama un poco l'ingresso alla parte antica, al cuore pulsante del comune di Monte Milento. Ora entreremo nei dettagli di questa manifestazione, intanto come vedete ci sono anche dei costumi d'epoca, un castello ristrutturato da poco tempo, ma che sicuramente ha tutto il suo fascino. Questa è la parte posteriore della Porta della Terra e questo è il retro del castello della Leonessa. Cercheremo di entrare dentro per capirne le bellezze di questa struttura. Questo è il simbolo di Monte Milento, Mons Militum. Non a caso, come diceva anche il dottor Magno, la località era famosa per essere un punto di riferimento per i soldati di passaggio lungo la via Appia, che passava anche per la vicina frazione di Monte Aperto. E quello che si può notare in lontananza è il panorama che si può osservare con alcuni comuni come Montefusco, Torre delle Nocelle, davvero luoghi suggestivi, tutti da vedere, soprattutto di giorno. Come vedete la roccia la fa da padrone in questo contesto. Ancora che inquadriamo il retro del castello e la nostra attenzione si sposta sull'orologio. In questo momento dovrebbero essere le 11:20 e quindi i rintocchi del tempo vengono segnati da questa bellissima fortezza.